Incontri per la sicurezza delle scuole. Ad Avezzano, confronto sindaco, provincia e scuole. Collaborazione tra istituzioni, Guardia di Finanza e Croce Rossa Italiana nel segno della solidarietà. Sostegno per l'inclusione attiva, pioggia di domande nel capoluogo marsicano. Accordo per la cancellazione delle province, definiti oggi gli ultimi trasferimenti. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Iniziamo il telegiornale con una denuncia sulla sicurezza ad Aquila del segretario provinciale della CISL. È gravissimo, scrive, che in poco meno di un mese nel mega parcheggio di Colle Maggio all'Aquila si siano verificate due ben aggressioni. La prima ai danni di un lavoratore, la seconda di una giovane donna che si è salvata solo grazie all'interno di un gruppo di autisti. La società che gestisce la struttura, la MP, deve garantire la massima sicurezza ed il controllo all'interno della struttura. A prendere posizione, come detto, alla luce dell'ultima aggressione in ordine di tempo, è Angelo De Angelis, segretario della FIT CISL della provincia dell'Aquila. Il terminal, punto di snodo della mobilità urbana ed extraurbana, dove affluiscono ogni giorno centinaia di persone, sottolinea De Angelis, è diventato terra di nessuno senza controlli adeguati, lasciato in balia di bande di balordi. Uno dei luoghi meno sicuri della città, un punto sensibile che necessita di un monitoraggio costante da parte della società che lo ha in gestione e da parte dell'amministrazione comunale. All'interno del terminal c'è una postazione con un monitor collegato alle telecamere a circuito chiuso, posizionato dentro il tunnel, che per il momento è solo pedonale e negli spazi del mega parcheggio, spiega De Angelis, prima del sisma la postazione era presidiata da un addetto alla sicurezza, ma adesso non vi è alcun tipo di controllo. Sono state riattivate le telecamere, ma serve la presenza costante di un addetto alla sorveglianza che garantisca la sicurezza. La FIT CISL, insieme alla FIT CGL, nei giorni scorsi ha interessato il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifoggi, e la MEP, chiamata a risolvere immediatamente il problema. Non si può pensare di gestire uno snodo della mobilità extraurbana così importante senza garantire la sicurezza dei tanti utenti che lo frequentano. La sicurezza, conclude Paolo San Germano, segretario generale della CISL della provincia dell'Aquila, deve essere una priorità assoluta in una città come l'Aquila. Non bastano i sistemi di videosorveglianza a garantire l'incolumità di tutti i cittadini. La mattinata di oggi a Palazzo di Città di Avezzano è iniziata con due importanti incontri sulla questione scuole, per cui il sindaco Giovanni Di Pangrazio, sin dai primi momenti, ha messo a disposizione una vera e propria task force per valutare ogni aspetto del caso e trovare la soluzione migliore che possa garantire la regolarità del nuovo anno scolastico. Stiamo lavorando senza sosta, ha dichiarato il primo cittadino dopo il summit in comune con gli assessori, i capigruppo di maggioranza e i tecnici dell'ente. Abbiamo incontrato i responsabili delle scuole superiori e i vertici della provincia dell'Aquila. Da entrambi abbiamo avuto la massima disponibilità per le aule che andrebbero ad ospitare i ragazzi. Nelle prossime ore abbiamo calendarizzato due incontri, quello di domani con i dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale e quello di mercoledì con gli ingegneri dell'Enea che stanno facendo il check-up sulla Fermi Mazzini. Solo dopo sarà possibile avere il quadro dettagliato della situazione. Naturalmente sono immagini di repertorio che si riferiscono in particolare al liceo scientifico, quelle di prima, che scuola che è stata messa in totale sicurezza. Il sindaco, a termine della riunione in provincia, ha incontrato alcune mamme confermando la massima disponibilità in ogni fase da parte dell'amministrazione comunale e provinciale e da tutti i dirigenti scolastici affinché si giunga alla soluzione migliore.
L'assessore delegato all'edilizia scolastica, Ferdinando Boccia, ha poi tenuto a ribadire che tutti i dati sugli edifici scolastici del Comune sono disponibili presso gli uffici tecnici dell'ente e nelle direzioni didattiche degli istituti. Come riferito, oggi presso la palestra luogotenente Demetrio Mariani del Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza di L'Aquila si è tenuta la cerimonia di consegna di attestati e medaglie della Croce Rossa Italiana ai finanzieri donatori di sangue, alla presenza tra gli altri del Comandante regionale Abruzzo generale Flavio Aniello e di Gabriele Perfetti, Presidente del Comitato regionale Abruzzo della Croce Rossa Italiana. I destinatari dei prestigiosi riconoscimenti sono stati i finanzieri del Comando regionale Abruzzo, i quali volontariamente, con maggiore frequenza, hanno inteso donare il proprio sangue. L'iniziativa rientra nelle linee programmatiche di apposito protocollo d'intesa stipulato all'indomani del sisma dell'aprile 2009 all'Aquila. Durante la cerimonia sono stati donati in beneficenza circa 10.000 capi d'abbigliamento oggetto di sequestro a cura della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano. Si tratta di vestiario nuovo ed ancora confezionato negli imballi originali che recano marchi delle più note griff nazionali ed estere, del tutto originali, oggetto di indagine in regione della loro dubbia provenienza. Il Tribunale di Avezzano ha incaricato il reparto operante di restituire gli articoli rinvenuti agli aventi diritto, che però hanno espressamente manifestato la volontà di non procedere al loro ritiro, consentendo per conto ad un lodevole atto di beneficenza. Considerato il concomitante incalzare dei più recenti avvenimenti nazionali che hanno visto i cittadini delle vicine terre reatine e marchigiane coinvolti nel devastante sisma del 24 agosto, è stato comunemente deciso di destinare i beni in questione per soddisfare con priorità le loro necessità. Naturalmente le immagini si riferiscono proprio a questa cerimonia. Per saperne di più abbiamo realizzato una intervista telefonica con il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, generale Flavio Aniello. Si tratta di una giornata importante con due momenti altamente significativi dal punto di vista umano e sociale, cioè l'attribuzione, come tutti sanno ormai, di attestati e medaglie della Croce Rossa Italiana ai finanzieri donatori di sangue e la consegna in beneficenza di oltre 10.000 capi d'abbigliamento sequestrati dagli uomini della Compagnia di Avezzano. Il suo pensiero al riguardo per quanto riguarda queste due importanti iniziative? Le confermo quello che mi ha appena ricostruito, le attività di collaborazione istituzionale con la Croce Rossa Italiana risalgono fin dai tempi del terremoto aquilano, quindi all'indomani del 2009 decidemmo di stipulare proprio un protocollo d'intesa per formalizzare tutte queste attività di collaborazione. Innanzitutto la donazione del sangue, un momento importantissimo, non solo nelle emergenze ma anche nell'ordinario, perché non vi è una diffusa cultura di questi aspetti donazionali. Nell'ambito della Guardia di Finanza stiamo diffondendo questa cultura e periodicamente doniamo il sangue. Oggi c'era anche l'occasione di premiare, diciamo, i militari più assidui donatori, però non era tanto questo l'evento quanto quello di sfruttare eventi catastrofici. Ci sono stati il 24 agosto per trovare un gesto concreto di solidarietà attiva, concreta, fattiva sul campo. Avevamo la possibilità di destinare alla serie di generi che sono stati sequestrati dalla Compagnia di Avezzano perché provenienti da precedenti reati di furto, quindi in buona sostanza ricettati. Abbiamo con la magistratura richiesto agli aventi diritto se avevano ancora interesse a riaverli dopo tanti anni. Questi sequestro risale addirittura al 2005, quindi più di 10 anni fa. I proprietari, i titolari delle case madri hanno detto che non avevano più interesse a rimetterli sul mercato, anche perché ovviamente la moda cambia, però per le finalità che noi abbiamo individuato sono utilissime, cioè quello di destinarli alle popolazioni colpite dal terremoto. Quindi con la collaborazione della Croce Rossa abbiamo deciso che in modo prioritario questi beni, si tratta di 10.000 capi, quindi non contraffatti, questo lo voglio, il marchio di impresa è assolutamente originale, sono in buono stato d'uso, si trovano ancora negli imballi originali, potranno essere senz'altro di altissimo utilizzo da parte degli sfollati e abbiamo deciso di destinarli in questo modo.
Purtroppo è una iniziativa che coincide con un catastrofico terremoto. Capi d'abbigliamento che erano fermi, come diceva lei, da moltissimi anni, diciamo che insomma, pur nella sfortuna siete stati in grado di mettere a disposizione materiale importante oltre alla vostra presenza che è ugualmente indispensabile. Sì, sì, confermo. Noi, come tutte le forze di polizia, come tutto l'organismo della protezione civile, già poche ore dopo l'intervento eravamo sulle macerie di Amatrice, a Cumuli e tutti i paesi limitrofi, tra i primi ad intervenire i nostri uomini del soccorso alpino. Noi abbiamo collaborato qui dall'Abruzzo per tutti i servizi di controllo del territorio, anche in senso antisciacallaggio, e come ormai nota l'opinione pubblica, adesso interviene la fase ancora più delicata, quella dei controlli sulla ricostruzione post-sisma. E le esperienze abruzzesi dell'Aquila ci insegnano che l'apporto della Guardia di Finanza diventa a dir poco determinante. Lei rappresenta tutta la Guardia di Finanza dell'Abruzzo, quindi le chiedo qual è il suo stato d'animo, soprattutto anche quello dei suoi uomini che hanno operato per quanto riguarda questa iniziativa veramente dall'alto significato umano e sociale. Sì, posso raccontare un brevissimo aneddoto. Io ero all'operativa alle giorni 4, quindi dopo 20 minuti dalla prima scossa. Stavamo decidendo su come organizzare la prima colonna di soccorsi e far partire le prime telefonate, quando alle 5, 5 e mezza, alle 6 avevamo deciso l'elenco delle persone da chiamare, affacciandomi nel piazzale mi ero accorto che insomma già le macchine erano pronte, quindi i uomini qui dell'Aquila sono particolarmente attenti e sensibili a questo fenomeno, avendolo vissuto sulla pelle, quindi insomma la solidarietà non ha bisogno di essere stimolata, ma si provoca in modo automatico. Non so se lei è d'accordo, ci auguriamo un po' tutti che le autorità preposte possano contribuire ad alleviare ulteriormente le sofferenze di questa popolazione quanto prima possibile. Assolutamente, assolutamente. Le esperienze già vissute in altri settori ci devono essere di insegnamento, non dobbiamo compiere gli sbagli che sono stati effettuati in altri luoghi. L'esperienza aquilana sarà senz'altro da traino, stimolo in questo senso. Generale, io la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buongiorno. In linea con quanto deciso dall'amministrazione comunale di Celano, guidata dal sindaco Santilli, a seguito degli eventi sismici del centro Italia, ovvero di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica e strutturale degli edifici pubblici, a partire da scuole ed asili, lo stesso sindaco di Celano ha ritenuto di emanare una ordinanza sindacale di sospensione delle lezioni sino al giorno 10 settembre prossimo, ovvero fino all'acquisizione dei risultati dei controlli a seguito dei quali saranno presi i provvedimenti conseguenti. La decisione è stata assunta di concerto con la preside Vincenza Medina dell'Istituto Tecnico Economico Galileo Galilei, col tavolo tecnico presieduto dal dirigente comunale Federico D'Aulerio e con l'assessore all'istruzione Eliana Morgante. La sospensione delle lezioni permetterà di continuare ad effettuare tutte le verifiche strutturali, statiche, oltre che di vulnerabilità sismica e quindi di agibilità della struttura comunale Don Minozzi, sede dello stesso istituto, ed evitare così disagi nell'utilizzo dell'edificio dal giorno di apertura dell'istituto tecnico previsto per il 7 settembre in concomitanza delle suddette verifiche. E restiamo in tema di terremoto, un gemellaggio sotto il segno della solidarietà. Santo Stefano di Sessanio guarda alla tragedia che ha colpito le popolazioni del comprensorio di Amatrice lo scorso 24 agosto ed organizza una iniziativa di raccolta fondi per dare solidarietà ed esprimere sentimenti di vicinanza a quei centri che per cultura e vocazione sono vicini a Santo Stefano di Sessanio. L'amministrazione comunale, insieme con gli operatori economici aderenti, albergatori, ristoratori, artigiani ed associazioni, ha deciso di promuovere l'iniziativa Il Cuore di Santo Stefano di Sessanio, della durata di un mese a partire dal 10 settembre prossimo. Durante questo mese verranno messe a disposizione le strutture ricettive e le attività all'interno del borgo.
Gli albergatori metteranno a disposizione dei soggiorni di una notte per due persone in cambio di un contributo volontario da parte degli ospiti. I ristoratori prepareranno dei piatti tradizionali e tipici che verranno anch'essi sottoposti al contributo volontario. Gli artigiani e le associazioni animeranno tutto il mese, sempre con un contributo volontario, con corsi dimostrativi di vecchie attività artigianali, visite guidate nel borgo e dintorni a cavallo ed in canoa. Per l'occasione è stato elaborato un logo del cuore di Santo Stefano di Sessanio, che è possibile trovare affisso su tutte le strutture aderenti e sui siti di riferimento che accompagna l'iniziativa, insieme ad un calendario che spiega in maniera sintetica modi e tempi di attuazione delle manifestazioni per tutto il mese. Al termine dell'iniziativa, tutto il ricavato verrà devoluto per la ricostruzione. Restiamo in tema. Domani mercoledì la società Pinguino Nuoto di Avezzano ospiterà il concerto del noto cantante e percussionista Tony Esposito. L'appuntamento è per le ore 21. L'intero incasso della serata verrà consegnato direttamente nelle mani del sindaco di Amatrice, il paese reatino più colpito dal recente sisma. Ed una giornata all'insegna della solidarietà è anche quella in programma a Balzorano per il prossimo 10 settembre. Si tratta di una iniziativa in favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto che vede coinvolte molte delle associazioni che operano nel comune in un impegno corale e condiviso con l'amministrazione. Un piccolo gesto che segue altri simili già organizzati o in programma nei prossimi giorni in molti comuni d'Italia, ma che vuole essere un gemellaggio ed un messaggio importante di vicinanza ad un territorio di cui condividiamo, si afferma in un comunicato, bellezza e difficoltà, con il cuore ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata del Tronto o all'Aquila. L'appuntamento è per sabato 10 settembre in piazza Scacchi a Balzorano dalle ore 17. Un piccolo gesto, un grande contributo, il tuo. Sono state oltre 240 le richieste presentate nei primi tre giorni di apertura degli sportelli dedicati dal Comune di Avezzano ed un centinaio le famiglie che vi si sono rivolte per ottenere informazioni circa i requisiti per accedere ai benefici previsti nel nuovo piano di sostegno per l'inclusione attiva SIA, che consentirà a nuclei familiari in difficoltà di ottenere contributi fino a 400 euro erogati su una carta di pagamento elettronica. Si tratta della carta SIA. L'amministrazione comunale, per agevolare l'accesso dei cittadini in possesso dei requisiti ai benefici, nonché la massima informazione agli utenti, aveva disposto per sabato 3 settembre l'apertura straordinaria dell'ufficio. Alle istanze delle tantissime famiglie che si sono rivolte agli sportelli ha corrisposto l'efficiente organizzazione predisposta dall'assessorato ai servizi sociali e degli addetti che hanno diffusamente assistito le famiglie interessate, facendo sì che l'afflusso si mantenesse scorrevole. La campagna informativa comunale su questa nuova opportunità per le famiglie in difficoltà ha funzionato perfettamente, ha sottolineato soddisfatto l'assessore Fabrizio Avantilli. La comunicazione, effettuata attraverso tutti i mezzi ed amplificata anche attraverso il social network più seguito, è arrivata in modo capillare alla cittadinanza per la quale lavoriamo e dalla quale continueremo ad essere vicini con tutti i mezzi. Le domande continueranno ad essere accettate fino ad esaurimento e fin ad allora gli uffici sono a completa disposizione anche per fornire informazioni ed assistenza. Sono stati firmati oggi gli ultimi accordi a livello regionale per la definitiva cancellazione delle province abruzzesi, i particolari nel nostro servizio. Dopo 18 mesi di lavoro importante e faticoso, la riforma del Rio sulla cancellazione delle province in Abruzzo trova compimento. Gli ultimi 4 accordi regione-province sono stati firmati oggi dai presidenti delle province e dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Dolli, che fin dall'inizio ha gestito il difficile passaggio di gran parte del personale delle province nell'organico della giunta regionale.
Abbiamo fatto un miracolo, ha detto Giovanni Lolli, garantendo a tutti i lavoratori provinciali un approdo sicuro per la cancellazione dell'ente. Ci eravamo posti un obiettivo primario, non lasciare nessuno fuori, e così è stato. Ora si passa alla fase organizzativa. La Regione, cioè, dovrà riorganizzare tutte le competenze tornate sotto la propria sfera e provenienti dalle province. Lolli ha fornito numeri di 18 mesi di lavoro, 712 gli esuberi dichiarati a gennaio 2015, cioè con l'entrata in vigore della norma che imponeva agli enti territoriali di riassorbire il personale in esubero. Di questi, 210 sono andati in pensione con le norme agevolative pre-Fornero, 160 sono transitati in regione dopo un primo accordo, a cui si sono aggiunti altri 85 in ragione degli accordi sottoscritti oggi. Totale 245 dipendenti che si vanno ad aggiungere all'organico regionale. Un carico finanziario non indifferente per la regione, ha spiegato Lolli, a cui l'ente farà carico con risorse del proprio bilancio, ma già queste cifre fanno capire quanto sia stata complessa la partita. Oltre a questo personale, figurano poi 54 lavoratori che hanno usufruito della possibilità di andare in altri enti. Rimane ancora da definire il personale dei centri per l'impiego, 177 addetti in tutta la regione che nelle intenzioni del governo entreranno a far parte da qui a 2 anni dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro di prossima costituzione. Nel frattempo, spiega Lolli, a questo personale sarà la regione a garantire la retribuzione. Entro il mese di settembre contiamo di chiudere gli accordi bilaterali regione-province per ogni centro per l'impiego, in attesa naturalmente che la riforma della governance del lavoro arrivi a compimento a livello nazionale. A riguardo ascoltiamo il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli. Presidente Lolli, questa mattina è stato firmato questo protocollo tra la Regione e i presidenti delle 4 province anche per quanto concerne il personale degli enti locali. Cosa cambia in concreto? Beh, intanto diamo attuazione a una norma di un anno e mezzo fa, che in un modo un po' così, un pochino improvvido secondo me, ha deciso da un giorno all'altro che il 50% dei dipendenti delle province dovessero essere considerati esuberi e che il territorio se ne dovesse fare carico. Per noi erano 712 persone in Abruzzo, è stata una cosa drammatica, perché fin dall'inizio noi abbiamo deciso di fare di tutto perché nessuno di questi finisse per la strada e nessuno di questi finisse deportato in altri territori italiani. Con l'accordo che abbiamo fatto ieri, dopo un anno e mezzo di lavoro, abbiamo intanto registrato questo risultato importantissimo. E naturalmente voi dovete capire quanto è stato complesso tutto questo, perché le risorse della regione Abruzzo non sono le risorse che hanno altre regioni italiane. Noi siamo trovati con una difficoltà di bilancio enorme, non avevamo la possibilità, cosa che hanno fatto altre regioni, di prendersi tutti i dipendenti. Quindi abbiamo dovuto fare un'operazione per tappe e, grazie alla grande disponibilità dei dipendenti, dei sindacati e anche dei presidenti delle province, che sono stati, diciamo, hanno avuto, ciascuno di noi non si è messo in questa vicenda guardando al proprio interesse specifico, ma guardando alla risoluzione di un problema che è un problema di tutti. Quello che mi interessa dire a tutti i cittadini è che al di là della sorte dei dipendenti ci sono i servizi che questi dipendenti davano e che sono servizi importantissimi. Prendete le biblioteche, prendete i igieni civili, prendete l'assistenza e il trasporto dei bambini con disabilità. Ecco, questi servizi non scompaiono, questi servizi adesso vengono riorganizzati dalla regione e vengono naturalmente riorganizzati, non è una cosa semplicissima, in una dimensione più aggregata e meglio coordinata, e magari nel tempo noi ci auguriamo anche offrendo servizi ancora migliori di quelli che si offrivano prima. Ci sarà un risparmio per gli enti? No, che risparmio? Nessun risparmio. C'è un aggravio di costi sulla regione, perché la regione alla fine di questa storia, diciamo, si ritrova con 246 dipendenti in più a regime, che dovrà pagare per i prossimi anni, senza considerare i 146 dei centri per l'impiego che dovranno andare a finire allo Stato, ma che per il momento anche quelli sono in carico, in parte in carico della regione.
per realizzare questo, diciamo, questo aggravio. La Regione ha 1.400 dipendenti, cioè stiamo parlando di un aumento del 20% dei dipendenti, quasi, dei dipendenti regionali, cioè stiamo parlando di uno sforzo titanico che la Regione fa. E naturalmente altre regioni potevano usufruire del fatto che, avendo delegato le funzioni alle province, gli avevano delegato anche i soldi, quindi quando sono andati a riprendersi le funzioni sono ripresi i soldi e, non so, la Regione Emilia si è trovata 330 milioni in più l'anno, la Regione Toscana 290 milioni di euro in più l'anno. Noi avevamo delegato 4 milioni di euro, e quindi capite quanto è stato difficoltoso, e abbiamo dovuto con un grande sforzo reperire all'interno delle risorse regionali anche queste risorse in più, perché ci costa quasi 10 milioni di euro l'anno tutta questa giostra. E in più vorrei dare un altro messaggio: tenete presente che la Regione ha bisogno di dotarsi di alcune professionalità che non fanno parte di quelle che noi possiamo reperire, o che fanno parte solo in parte di quelle che possiamo reperire dalla provincia, dalle province. In modo particolare noi abbiamo bisogno di ingegneri strutturalisti, perché dobbiamo fare la nostra parte per quanto riguarda la messa in sicurezza di tutti gli edifici, a partire dagli edifici scolastici. Ecco, non l'avremmo potuto fare fin quando non firmavamo questo accordo, perché la legge stabiliva che anche se hai capacità assunzionali non puoi fare assunzioni fin quando non sistemi il personale delle province. Adesso, naturalmente, compatibilmente con le risorse di bilancio, noi potremmo rincominciare a prendere sul mercato alcune funzioni importantissime che ci servono per fare fronte a questa domanda drammatica che c'è nella nostra regione, come in altre, ma direi nella nostra di più che in altre, che è quella dei genitori, per esempio, che dovendo mandare i bambini a scuola vogliono essere assicurati del fatto che le scuole in cui le mandano sono scuole non vulnerabili. Grande successo per la seconda edizione di Notte Templare, che ha coinvolto l'intera città di Prato La Verigna. Mercatini, cavalieri, giostre e l'intera città vestita in tema medievale. Molte le persone giunte a Prato La Verigna da diverse regioni italiane. Si è conclusa quindi con un enorme successo lo scorso fine settimana la seconda edizione di Iperlink Notte Templare, manifestazione di rievocazione storica di Prato La Verigna, organizzata dall'associazione Rievoca con il contributo della locale Protezione Civile e dell'associazione Castrum Peligna. Per 3 giorni l'intera città si è vestita a tema medievale, con mercatini, locande ed un grande labirinto costruito sfruttando i vicoli della cittadina, accogliendo i visitatori giunti da molte regioni italiane. Un susseguirsi di eventi ed iniziative per grandi e piccini, dall'animazione offerta dalla Compagnia di San Giorgio alle sfilate di dame e cavalieri, spettacoli con i falconieri, fino a quelli con danzatrici orientali e fakiri, ma anche di momenti di approfondimento e dibattito con il convegno sull'alimentazione dei templari, che ha visto la partecipazione di importanti esperti in materia. Ma a Notte Templare i visitatori non sono semplici spettatori, anzi vengono catapultati nel Medioevo in prima persona con abiti d'epoca, spade ed armature. Decine di bambini sono stati arruolati per divenire templari e, dopo una breve lezione sui valori di questi cavalieri e la loro storia, hanno ricevuto la divisa e si sono cimentati in un divertente duello. Una manifestazione ludico-educativa che ha fatto divertire migliaia di persone, ma anche un'occasione per essere vicino a chi sta passando un momento difficile. Nel corso di Notte Templare, infatti, è stata realizzata una raccolta fondi per sostenere Save the Children, organizzazione dedicata dal 1919 a salvare la vita dei bambini in pericolo ed a tutelare i loro diritti. Oltre ai contributi lasciati dai visitatori, gli organizzatori hanno deciso di devolvere all'associazione parte del ricavato. Il WWF Italia ha presentato un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila contro il calendario venatorio della Regione Abruzzo 2016-2017. Lo ha annunciato Luciano Di Tizio, delegato regionale dell'associazione. Nonostante gli annunci, la gestione Pepe non si discosta molto da quella Febbo, mancanza del piano faunistico venatorio, obbligatorio per legge, preapertura priva di qualsiasi giustificazione e prolungamento dei periodi di caccia. In pratica, anche quest'anno, la Regione Abruzzo ha approvato un calendario venatorio che ripete errori già commessi, che negli anni passati sono stati censurati ben 14 volte dal TAR, dal Governo nazionale e perfino dalla Corte Costituzionale. Bene, ora
In conclusione del nostro telegiornale vi proponiamo, visto che siamo all'inizio della settimana, un servizio di calcio, in particolare quello del campionato di eccellenza San Buceto-Capistrello, che si è concluso con il risultato di parità di 1-1. San Buceto e Capistrello si dividono la posta in palio nel primo match di stagione. Termina 1-1 la gara disputata al Cittadella dello Sport di San Buceto, con qualche recriminazione da ambo le parti ed un episodio che ha determinato proteste tra i rovetani. Il San Buceto lamenta ad inizio gara l'indisponibilità di Maraschio, Nardone e Rossi Finarelli. Mister Tatomir si affida così al tridente offensivo Sparvoli, Vaccaro, Tinari. Nel Capistrello in campo si rivede Lepre, già in perfetta forma, in evidenza così come il fuoriquota Severoni, autore di un gran gol, e del talentuoso Franchi. La prima occasione del match capita al Cinquino, che dinanzi a Cattafesta si fa respingere il tap-in vincente. Al minuto 19 risponde il Capistrello con De Meis. Palena para. Al minuto 39 il Capistrello protesta per un tocco di mani in area non ravvisato dal signor Romanelli, che fa proseguire. Poco prima del riposo, al 44esimo, gli ospiti si portano in vantaggio grazie a questo tiro violento di Severoni, che gonfia la rete dalla lunga distanza. Palena è battuto. Si va al riposo con il Capistrello in vantaggio per 1-0. Ad inizio ripresa parte forte il San Buceto, in evidenza con Sparvoli. Al decimo c'è il pari dei locali, sul quale hanno protestato molto i rovetani. Dopo una rimessa laterale, Severoni stende Vaccaro, l'arbitro fischia la punizione che il San Buceto batte velocemente, con i giocatori granata fermi, convinti che sia a loro favore. Il San Buceto così, con Sparvoli, costruisce un'azione killer che porta il fantasista di casa a realizzare il gol del pari 1-1. La gara si accende con i rovetani che protestano a lungo e i teatini che cercano con il solito Sparvoli il gol del sorpasso. Nel finale di gara torna a ruggire il Capistrello, che colpisce un palo con Lepre al minuto 40, al termine di un'azione manovrata che strappa applausi. Poi nei secondi di recupero i rovetani, con il neoentrato Dema, mancano la palla dei tre punti dinanzi alla porta per un soffio. La gara termina qui, San Buceto 1, Capistrello 1 è il risultato finale. Due squadre in salute che non si sono risparmiate nonostante il gran caldo. Spazio ora alle analisi di fine gara. Prima di tutto volevo ringraziare tutti gli sportivi per la solidarietà che mi è stata fatta in questi mesi. E niente, poi per quanto riguarda il campo siamo stati sfortunati, però anche bravi loro a reggere il risultato e metterci in difficoltà con qualche ripartenza. Punizione aveva assegnato a noi del Capistrello e praticamente loro sono stati anche bravi e scaltri a battere subito la punizione, e lui si è girato e ha fatto continuare l'azione, quindi noi eravamo tutti fermi e ci ha preso alla sprovvista. Visto che c'era stata una punizione, l'abbiamo battuta. Io adesso, a chi l'avesse assegnata l'arbitro, sinceramente dalla panchina no. Il fallo che l'ha subito? Non ho idea, io ho sentito il fischio dell'arbitro, ho visto i miei ragazzi che hanno battuto la punizione, quindi ritengo che abbiano interpretato che la punizione fischiata dall'arbitro sia stata a favore del San Buceto. Ma al di là di questo, voglio fare un grande elogio a questo gruppo, perché credo che per un'ora abbondante abbiamo espresso un ottimo calcio nonostante le numerose assenze che avevamo. Prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie della cortese attenzione e a risentirci alla prossima edizione.